Salve, buonasera a tutti. Io sono Edward Norte, vicepresidente del Partito Democristiano Albanese, fondato nel 91. Abbiamo una storia importante nei 20 anni di transizione in Albania. Abbiamo avuto rappresentanti dei governi in continuazione, sempre in tutte le legislature siamo stati presenti con i nostri deputati eletti a scoraggio universale. Sono anche un imprenditore sia a Milano che in Albania. Condivido pienamente il tax flex. L'abbiamo in Albania e sta funzionando benissimo da oltre 8 anni. E per questo tanti imprenditori italiani corrono per venire in Albania, dove funziona benissimo questa tassa. Io sono venuto in Italia con Comune, come clandestino, però avevo deciso con il lavoro, impegnando onestamente di cambiare la realtà. Finalmente sono riuscito. Sono anche il presidente di un movimento fondato in diaspora, Fronte Democristiano Albanese, che oggi ha più di 80 sedi in tutto il mondo, dal Canada, Stati Uniti, in Europa, in Italia, in tutte le città italiane. Vogliamo ringraziare il movimento MIR, che da tempo collaboriamo, partecipiamo in modo reciproco negli eventi organizzati uno all'altro. Noi con Forza Italia abbiamo avuto anche collaborazioni nelle ultime elezioni europee per circoscrizione, dove abbiamo appoggiato candidati di Forza Italia soprattutto al nord e anche al centro d'Italia. La realtà albanese è molto importante in Italia, perché ormai passa mezzo milione di albanesi in Italia residenti, di cui sono oltre 30.000 imprese albanese in Italia. Abbiamo legami storici che ci uniscono per i contributi reali, economici e finanziari che i migranti albanesi danno all'economia italiana. La storia dei migranti albanesi in Italia si insegna che non dobbiamo avere paura dei migranti, però dobbiamo creare politiche di migrazione e di ospitalità. Credo che tutti avete seguito l'amichevole Italia-Albania a Genova. Io c'ero lì in quella partita. Erano 90% albanesi, dei tifosi erano albanesi, hanno dato un esempio di solidarietà e civiltà. Presidente Silvio Berlusconi ha fatto tanto in questi anni sia per gli albanesi in Italia che per il rapporto tra Albania e Italia, dove spera che chiunque sarà il premio d'Italia e anche il premio di 500.000 di albanesi. Perciò gli albanesi non possono stare fuori dalla vita politica italiana. La nostra presenza qui oggi testimonia la volontà di San. Io farò un vero per venire in Italia. Ho passato il mare con Comune a mese di febbraio. Ma adesso per fare un imprenditore è diventato come quel giorno lì. È un suicidio. Perciò penso che sono venuto qua da fatto dipendente, ho avuto fino a 300 dipendenti fino a qualche mese fa, ma li ho messi in casa di integrazione quasi tutti, perché non è possibile, uno non ti paga e il governo non i soldi. Questo non è un aiuto che il governo dà alle imprese. Il governo è il nemico delle imprese oggi. È come essere un cittadino cristiano nei paesi conquistati da Isis. Ne siamo quasi arrivati alla conclusione.